Sembra. Buongiorno amici di Facebook, sono a Seccato di Cutro, sembra che abbiano trovato forse un altro corpo. Siamo qui in diretta con gli operatori, probabilmente hanno trovato un altro corpo. Siamo in diretta Facebook, siamo a Seccato di Cutro, le ricerche continuano e le forze dell'ordine si stanno avvicinando in una zona dove è possibile che abbiano trovato un altro corpo. Questa mattina alle 8:30 un ragazzo dell'età apparente di 34 anni, vedo che delle persone danno delle indicazioni a distanza. Siamo a Seccato di Cutro in diretta ancora con Lino Polimeni, vedete tutti i pezzi dell'imbarcazione, fanno indicazioni che c'è qualcosa a largo e probabilmente si tratta di un altro corpo. Rimaniamo in diretta, siamo insieme agli operatori. Una tragedia disumana, tante polemiche, ma su quello che si sta dicendo si poteva, qualcuno dice, evitare. Vediamo cosa dicono. Ci stiamo avvicinando al punto dove stanno dando delle indicazioni. Sentiamo il maresciallo. Maresciallo, hanno avvistato qualcosa? Buongiorno maresciallo. Hanno avvistato qualcosa? Bisogna verificare. Grazie maresciallo. Cosa hanno avvistato? Chiedo scusa. Cioè, non lo sappiamo perché... Cioè, pensavamo che era come una mano, però adesso mi sto più a vederlo. Un falso allarme, secondo lei? No, anche da sì, può succedere, però è stato che prima era a galla, adesso è sotto. Era a galla prima? Cioè, una persona che chiedeva aiuto? No! Cioè, un corpo? Non lo so. Avete visto qualcosa voi ragazze pure? Abbiamo visto come una specie di ombra. Un'ombra. Guardate che la speranza di trovare qualcuno ancora è forte. Certo, trovarli in vita un miracolo in questo momento di fronte a quello che stiamo registrando in diretta con Lino Polimeni. Oggi alle 14:30 con articolo 21 abbiamo tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili. Questo è quello che noi stiamo registrando. È un avvistamento oppure è un falso allarme? Ma avete chiamato qualche elicottero? Perché hanno dice che hanno visto una mano. Capire. Grazie.
Matteo. Siamo in attesa. Poi non l'abbiamo più visto. Sono le 12:30 quando... Questa mattina è la ragazza di 14 anni recuperata ieri sera, cerca il punto migliore dove immergersi, quello dove deve portare di meno, perché una volta trovato il corpo completamente... Guardate che il sommozzatore sembra che abbia visto qualcosa, è lì, però c'è qualcosa lì che galleggia, però non sappiamo se ecco che stanno sorvolando la zona adesso in questo momento. Stanno sorvolando la zona. È qualcosa, ma non è quello comunque, questo è quello che abbiamo visto. Non è quello, eh? È perché qua ogni oggetto che galleggia è troppo pesante. Che cosa avete visto? Perché avete chiamato? Siamo riusciti a capire che era aperto una parte. E quindi avete subito chiamato i soccorritori? Voi passeggiavate, stavate facendo un giro o fate parte del... No, 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 siamo da domenica, andiamo avanti indietro alla tendenza, per esempio, un po' giro. Ecco, l'ultimo che avete trovato? Era proprio già sulla spiaggia, avete dovuto recuperarlo in acqua. E adesso un nuovo avvistamento che potrebbe essere... A me sembra non si lascia nulla al caso, qualsiasi. Quindi probabilmente una persona leggera, un bimbo, le dice. Per me sì. Infatti ne mancano ancora diversi. Le scarpe che ci sono sulla spiaggia. Dalle scarpe si capisce che erano molto di più di quelli trovati. Almeno 20 bambini? Sì. Lei è un pescatore, cos'è lei? No, no. Lei vive qua in questa zona? Sì, io abito qua e... Cosa ha vissuto quella notte lei? No, quella mattina. Quella mattina alle 4? È una cosa impressionante proprio. Lei ha visto tutto? Sì, ho visto tutto perché c'erano tutti i guardi della spiaggia, c'è la mia figlia che stava tirando fuori dentro uno, dentro la carena della barca, fino a uno che era il mio corpo. E dopo tanti tentativi sono riuscito a trovare il corpo, un video che mi ha recuperato un pochino. Suo figlio? Ringrazio da tanto. Quanti ne ha presi? 30-35 persone ha tirato fuori dal mare, anche, sa, anche vivi? Vicino arriva il corpo, se il corpo si è lontano potrebbe anche... Quando siamo arrivati sono tutti morti. Cosa ha visto adesso in pratica lei? Sembrava come la testa di un bambino, un bulbo, però andava sotto sopra,
Grazie. In presa diretta vi stiamo raccontando ancora quello che sta accadendo qui a Steccato di Cutro. Parliamo con i tanti amici in Italia e all'estero che ci seguono. Questa terra che è sempre fatta di speranze, di migrazione, di gente che arriva su questo territorio, quando pensate che negli ultimi 10 anni abbiamo mandato via da questa terra 520.000 persone che hanno lasciato il territorio per trovare fortuna in altre regioni d'Italia, ma in Europa o nel mondo. Ecco, è una terra purtroppo sventurata. Qualcuno ha detto il cimitero Calabria, il cimitero dei migranti. Ecco, la storia che non finisce in un contesto che ci va di non ricordare i momenti più drammatici, più fragili, quelli che in qualche maniera tutti voi conoscete, il lavoro che facciamo negli anni in questo territorio. È possibile? Questa è la Calabria che vogliamo? È questa la Calabria che viene raccontata in Italia e all'estero? E Roma cosa fa? E i governanti cosa fanno? Si preoccupano di perdere qualche voto, qualche quota in Europa? È questo quello che vogliamo? A voi commenti e condividete. Questa è la nostra vita, la raccontiamo, è disumano la tragedia, quello che è successo.